stessa accordatura. Scusate. Thank you.
musica molto complicata, eh. È una bella esperienza. Andiamo ad arrivare in fondo, via. No, questa era una andantino di Silvius Leopold Weiss con le partite, la partita preludio, andante, corrente, bourré, minuetto, sarabanda, presto, molto complicato, in una accordatura con il real basso. Questa invece è la giga di Weiss. Vabbè, ad arrivare in fondo.
Questo è l'enormissimo librone secondo di oltre 500 pagine. È il secondo libro di musica barocca, in questo caso, che mi leggo, e a questo punto ho superato di questi libri che partono dal 1300, musica del 1300. Ho superato 1000 pagine di musica e ritengo che quando si studia musica, come fanno nei paesi anglosassoni, ma anche in Svezia, in Norvegia, in Olanda soprattutto, in Inghilterra. C'è una tradizione del leggere la musica a prima vista, fin da bambini, anche se si sbaglia, si va avanti, si macina musica. E non questo perfezionismo di fare la musica, pochissimi pezzi studiati per tanti anni, in 10 anni. Un repertorio piccolissimo. In 10 anni bisogna che una persona abbia vagliato migliaia di pagine di musica. Allora ha un'idea di che cos'è la musica. E andare avanti, non soffermarsi nell'errore, andare avanti, leggere, leggere, leggere. Poi in mezzo alle tante cose uno si sofferma su quello che più gli interessa, che è più adatto a lui. E poi ci si può specializzare, ma solo dopo che ha visto tante cose, che ha letto tante cose. È bello farlo anche insieme ad altre persone, soprattutto se si canta. Cantare insieme a prima vista, c'è tanta polifonia, c'è tanta musica. Veramente migliaia e migliaia di pagine di musica che possono essere lette a prima vista, formando un piccolo gruppo. E questo arricchisce moltissimo perché abito a una pratica dell'esecuzione. A un certo punto si capisce molto bene quali devono essere i tempi, perché altrimenti non si esegue. E quindi c'è una necessità fisiologica e filologica, no? Per cui non ce la faccio a fare una certa velocità. Oppure mi torna comodo a una certa velocità, perché ciò è naturale e questo è molto filologico, fa anche capire come deve essere fatto, cioè nella maniera che è possibile farla. E soprattutto questo per quanto riguarda la musica antica. Quindi una cultura completamente diversa da quella dei nostri conservatori, quella di macinare pacchi interi di musica così. Portarli avanti, avanti, avanti. La tecnica la fai. La tecnica la fai mentre ti fai il repertorio. E non prima ti fai la tecnica e poi ti fai il repertorio. Una cultura diversa. Ora mi appresterò a un altro librone da oltre 500 pagine. Va bene. Ciao a tutti, grazie.